Ciao, buon pomeriggio. Oggi facciamo questo. Più bello astolato o astolato? Sapete cosa sono? Queste sono le pastette. Le pastette calabresi di Cica. Sono dei biscotti. Hanno un impasto simile ai cuculi. Adesso aspettiamo che qualcuno si collega e nel frattempo mi preparo sia a leggere i commenti, perché cercherò di leggere tutti i commenti possibili. E nel frattempo mi piglio un caffè. Il caffè. Aggiorno qui il caffè. Perché questi sono biscotti di inzuppo. E se non li inzuppi, che te li pigli a fare? Ecco. Inzuppo. Vabbè. Ovviamente dico che sono buoni perché l'ho fatti io. Però sono buoni veramente. Vediamo se c'è qualcuno collegato. Iniziamo subito. Perché la ricetta è facilissima ed è molto 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 veloce. Invece il mio tablet oggi è molto 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 lento. Ecco qua. C'è? Vediamo. Ok. Ciao Terry, ciao zia Flavia, vediamo se si collega pure zia Elisa. Ciao Mafalda. Mafalda, ti devo stalkare per una cosa ancora. Ogni volta dico domani, lo faccio domani, domani, faccio domani, ma non lo faccio più. Io mi finisco in caffè. 2 minuti, datemi 2 minuti di tempo, fatevelo pure voi in caffè. E poi iniziamo a fare subito, subito questi biscotti da inzuppo, appunto. Ciao Francesca, ditemi un po' come state passando sta quarantena, che speriamo che sia quasi finita. Ciao Antonella, grazie per il bravo di incoraggiamento, però ancora devo iniziare, non puoi capire che guai che faccio io in cucina di solito perché sono una chiave che mi sto improvvisando. Grazie Maria. Ciao Emma. Adalgisa ed Elisa non si sono collegate ancora. Ciao Aldo, si è collegato Aldo Piro? Iniziamo. Basta, il caffè l'ho preso con i biscotti inzuppati. Questi sono i biscotti. Si chiama quarantena perché prenderemo 40 kg. Ecco. Allora, vi dico subito, per fare questi biscotti servono 3 uova, 6 cucchiai di latte, 6 cucchiai di olio, di cui 3 extravergine d'oliva. 3 olio d'oliva e 3 di olio di girasole perché altrimenti è troppo forte. Un po' di scorza di limone, 200 g di zucchero, 500 g di farina, una bustina di lievito per dolci e un pizzico pizzico di sale. Ok, quindi io non ho il sale e non ho, sì, ciao, non ho il sale, non ho come si chiama? Limone e utilizzerò un poco poco di aroma di arancia, ma poi voi potete inserire quello che volete, potete inserire anche gocce di cioccolato oppure mandorle, quello che vi piace di più. Allora, prendiamo una terrina bella grande, ampia, ci servirà una leccapentola, ok? E versiamo prima, apriamo le 3 uova, 1. Via. 2. 3. Ovviamente io qualcosa la devo dimenticare sempre. Ho dimenticato di prendere il cucchiaio. Prendo subito il cucchiaio per versarmi il latte e l'olio. Vediamo che state scrivendo. C'è Gianluca. Audio completamente assente. Non si sente l'audio? Si sente? Mi sentite? Un attimo. Andrea, c'hai qualche problema?
Sì che si sente. Sì, si sente, si sente. Andrea, c'è qualche problema al tuo cellulare? Ecco, ho provato anche sul mio tablet e si sente. Allora, non mi... Stiamo facendo pina, stiamo facendo dei biscotti. Allora, ciao, cuore. Non sto capendo niente. Grazie che si sente. Ok, ho capito. Andrea c'ha qualche problema. Ma scrivete ad Andrea, ditegli che c'ha qualche problema. Quindi abbiamo inserito le tre uova. Non mi fate perdere il filo, che già sono rincoglionito, sono rimbambito. Per favore. Quindi poi metto 6 cucchiai di latte. Non fatemi perdere il conto. Io uso questo senza lattosio che è più leggero. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, poi servono 3 cucchiai di olio di semi di girasole, 1, 2 e 3. Ok? E 3 di olio d'oliva. Ci sono diverse varianti di questa ricetta. Infatti, secondo me si terrà un po' un dibattito perché aspetta che conto. 1, 2 e 3. No, perché non ho... la quarantena mi sta dando alla testa. Quindi, ci sono diverse varianti. Dicevo, c'è chi usa il burro, c'è chi usa lo strutto. C'è chi usa totalmente l'olio d'oliva. Invece noi usiamo un mix così, altrimenti diventa troppo forte il sapore, almeno secondo me, secondo il mio gusto. Poi quindi inseriamo i 200 grammi di... Io me li sono scritti là. 200 grammi di zucchero. Ecco. Poi 500 grammi di farina, io li ho divisi in due perché altrimenti non ho abbastanza spazio. Che cosa c'era qua? C'erano le uova, metto a posto. Quindi la farina dovete metterla piano piano, l'impasto sarà molto appiccicoso, quindi dovete fare molta attenzione a manovrarlo. Qualcuno dice che utilizza lo stesso impasto per i cuculi. Ecco, io verso lentamente la farina. La farina sarebbe stato meglio setacciarla, ma visto che io arronzo, non c'è bisogno. Nel frattempo leggo un po' di commenti perché l'operazione dell'incorporazione della farina richiede un po' di tempo perché così l'impasto viene bello omogeneo e liscio e senza grumi. Nel frattempo leggiamo un po' di commenti. Ciao Elena, poi c'è una faccina di Gianni. Se non scrivete altro non riesco a vedere, c'ho le mani occupate. Gianni Mastini ancora manda i GIF con i cuoricini. Ciao Anna, raccontatemi un po' qualcosa, raccontatemi cosa state facendo, come state impiegando il tempo, se la farina la state trovando, perché io non sto avendo difficoltà a fare approvvigionamenti di lievito, scusa, aiuto. A fare approvvigionamenti di lievito, di farina. Elena, li ho fatti mai cosa? Vedete, io con il leccapentole sto girando in questo modo, sto cercando di incorporare man mano la farina. Cerco di non far venire i grumi. Fra poco inseriremo il lievito, perché c'è anche la bustina di lievito. Ciao Giusy! Nadia, gli ingredienti li ho scritti anche nella didascalia del post. Io aspetto che adesso sono fatti un po' di grumi e quindi continuo a impastare. Comunque sono 3 uova, 6 cucchiai di latte, 6 cucchiai di olio, di cui 3 olio di oliva e 3 di girasole, un po' di scorza di limone, 200 g di zucchero, 500 g di farina, una bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale, ecco, meno male che l'ho ripetuto, perché avevo dimenticato il sale. Bene, a capo, mi aiuta chi ho? Un pizzico, proprio un pizzico di sale. Pochino, pochino. Ma avete visto che cosa ho comprato? Ho fatto un po' di allestimento oggi.
Anna, no, non sono mancino, questa è la mia mano destra perché probabilmente la telecamera ribalta. Aggiungo il lievito. Ciao a tutti, grazie per la diretta, se vi piace condividetela con i vostri amici. Io sto cercando di fare una ricetta di un dolce tipico calabrese, semplice, povero. Una cosa importante, dobbiamo accendere il forno. A 180 gradi cuoceranno loro, questi biscotti dovranno cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi. E io me l'ho dimenticato di accendere il forno perché il forno deve essere bello caldo. Ah, Maria, non si trova la Manitoba? Io l'altro giorno sono andata l'altro ieri sono andato alla COP su Viale Parco, non so di dove sei tu. C'era soltanto Manitoba. Ecco, continuo a incorporare. Metto una mezza fiala di aroma di arancia, così gli dà un po' di profumo, sapore, aroma in più. Voi potete mettere anche, se volete, le gocce di cioccolato, se volete fare un po' una cosa un po' più moderna. Vediamo se è mezza. Sì, è mezza, precisa, meno male. Potete aggiungere quello che volete a vostra discrezione. Ah, ci stanno guardando da San Paolo in Brasile. Raccontateci un po' com'è la situazione da voi. Se vi stanno per liberare. Olga, hai fatto la pizza? Non hai forno come il mio? Mi è venuta buonissima, brava. Voglio le foto. Pubblica le foto, mandacele in privato sulla pagina. Io continuo a impastare, impastare, impastare. Cerco di incorporare la farina cercando di non fare grumi, questo leccapentole. Gianni, lo sai che una volta l'ho messa a fare il lievito madre, però richiede molta pazienza. Ho messo l'ultima farina, abbiamo quasi finito. Richiede molta pazienza il lievito madre, e poi va, sempre guai, va rinfrescato spesso, va comunque fatto da chi lo utilizza. Io non lo faccio sempre il pane o pizza. Anzi, forse adesso potrei farlo perché la pizza, bene o male, una volta a settimana la faccio, però ci vuole molta pazienza. Ciao Anna Maria dal Canada. Sì, vero, una volta questi dolci li facevano per i matrimoni, questi biscotti. Poi ognuno fa forme differenti. Io farò una forma a filoncino, più o meno. Faccio tre filoncini, vedete com'è morbido? Si vede? Guardate. Mi avvicino. Ecco, vedete? Adesso con questa cosa bisogna cercare di farci. Ciao Carla, questa è casa nuova, ti piace? Però la devo cambiare la cucina perché ce l'ho trovata. Però quando ritorno ricco la cambio cucina. Vedete, sta cosa molla, mi devo aiutare con un po' di farina, devo stenderla e devo fare tre filoncini se ci riesco, speriamo. Ieri nelle prove mi è riuscito bene, infatti il risultato l'avete visto. Vi ripeto la ricetta: 3 uova medie, 3 cucchiai di latte, 6 cucchiai di olio, di cui 3 oli, 3 cucchiai di... Ho detto bicchiere o cucchiai? Scusa, non ci sto capendo più niente. 3 cucchiai di olio di oliva e 3 cucchiai di olio di girasole, un po' di scorza di limone, 200 g di zucchero, 500 g di farina, una bustina di lievito per dolce e un pizzico di sale. La descrizione, la ricetta, se volete, anche nella descrizione del post. Adesso prendo un attimo la teglia perché non l'ho presa. La teglia, carta forno. Mi devo ricordare di mettere l'acqua alla fine perché alla fine ci ho fatto una sorta di spolverata di acqua. Io, in maniera molto artigianale, lo farò volgarmente con le dita, però se voi siete attrezzati potete farlo con un pennello. Allora,
Prendo la farina, speriamo bene. Ciao Ma Max, il mio vicino. Ciao Max, se vuoi due biscotti, dopo bussa che ti riporgo a distanza di sicurezza, ti posso porgere due biscotti. Anche perché ho fatto due porzioni, una ieri per prova e una oggi. Chi si mangia tutti questi biscotti? Adesso devo capovolgere questo impasto. Adesso viene difficile. Se faccio degli amarroni non mi cazziate, per favore. Vedete? Dovreste cercare di mettere meno farina possibile, così verranno più morbidi i biscotti, altrimenti se aggiungete più farina si induriscono. Cioè, non è che diventano più brutti, però è meglio. Sì, Andrea, tanto me li mangio tutti, mo ho già fatto un piano malefico di farmeli con la Nutella. Allora. Che sono queste pastette? E le pastette sono dei biscotti antichi calabresi, lo sai? Non lo sapevo manco io. Adesso divido questo impasto in tre parti più o meno. Più o meno, a cacchio l'ho fatto. Ok. Ho usato troppa farina, devo usarne di meno. Voi usatene meno, mi raccomando. Sì, le pas non lo sapevo nemmeno io, lo sai. Adesso l'ho scoperto ieri, che le pastette sono, non sono altro che sti biscotti che spesso che si facevano anche durante i matrimoni. Biscotti isterici. Carlo, chi siamo patuti? Potete farli anche tipo a monoporzione se volete, cioè tipo a fare tanti biscottini, però sinceramente io vedo più sbrigativo a fare in questo modo, a buttare sta cosa qui. Aspetta che ho fatto un macello, ho fatto, guarda che bordello, guarda quanta farina qua. Questa non si butta, non si butta, che peccato. Daniele, metti la teglia davanti, sì. È coperta dalla pianta, la mia pianta che ho comprato una grasta. Sono andato alla Coop su Viale Parco ieri, no, l'altro ieri. È una mia nuova amica della cassiera della Coop che mi ha visto, che ha visto la diretta l'altro giorno. Mi ha detto perché non fai biscotti? E io ho fatto i biscotti, cioè mo sono venuto un po' deforme, scusate. Cioè, allora devo venire tre strisce tipo tre filoncini, sembrano tre sgorbi, guardate. Ma il forno l'ho acceso, sì, il forno è acceso, vedete che porcheria. Grazie Renuccia, grazie del bravo di incoraggiamento, però sono una chiavica. Cerchiamo di passare un po' il tempo insieme e di divertirci e di cucinare e di imparare un po' di cose nuove. Perché ad esempio questa cosa delle pastette non la sapevo. Allora adesso, sti tre filoncini più o meno della stessa dimensione e soprattutto dello stesso spessore, perché state attenti perché se li fate di spessore diversi, differenti, poi avranno cotture differenti e quindi magari uno si brucia e l'altro vi rimane crudo. Lo dovrei spennellare, però il pennello non ce l'ho, quindi ci passo un po' di acqua. Ok? Un po' di acqua. Adesso ancora non è finito, perché poi a vostro piacimento, sopra potete metterci anche delle mandorle, oppure dei semi di anice, oppure delle gocce di cioccolato. La prossima volta ci vuole la crostata. Ma c'è, Olga, c'è una crostata tipo tipica calabrese che si fa? Scrivimela in privato che magari la proviamo a fare.
Anche se io con il go dolce sono impedito. Adesso, no, questo è brutto, aspetta un attimo. Prendo lo zucchero semolato e lo butto un po' sopra, così gli darà quella sensazione, quell'impressione di biscotto rustico. Ah, voi se volete potete anche fare i biscottini singoli, dipende da quanto vi ci abbaca sinceramente, perché io già è stato difficile per me fare tre filoni. Adesso vi farò vedere poi come si taglia, perché poi la cosa più veloce è quella di pigliare il filone e tagliarlo a fette. Adesso vi faccio vedere come si taglia a fette e come viene il filone finale cotto. Altrimenti potete fare diverse forme, come volete voi, più o meno, insomma. Sì, Aldo, si mette pure l'anice. Io non c'ho manco il limone, figurati l'anice. Allora, io questo adesso li inforno e vi faccio vedere come viene poi quello finale. Però devo impostare il timer a 20 minuti. Dovrei impostare il timer a 20 minuti, ma non so dove metterlo, però vabbè, spero di non bruciarli. Allora, faccio un po' di spazio qua. E questo è quello che ho fatto ieri. Vedete? È più o meno un pavesino gigante. Si vede bene? Sì, Francesca, dipende da quanto piacere. Grazie Daniela. Grazie Renuccia. Cerchiamo di impegnarci un po' a fare qualcosa di costruttivo e di divertente. Adesso lo taglio, devo prendere un coltello. 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 Perché poi lo taglio. Ecco, vedete, a striscioline, più o meno di un dito, oppure se preferite più grosso. Grazie a tutti, somiglia agli inzupposi. Sì, sono dei biscotti proprio da inzuppo. Vedete, gliel'ho tagliato adesso, va vicino. Vedi, messo a fuoco, vedete, con la granella di zucchero sopra. Sì, è buono, è buono. È un po' come... grazie Andrea, grazie Giusy, grazie a tutti, state scrivendo tantissimi commenti. Siete in tanti ancora a vedere, io adesso sapete che faccio fra poco. Se continuate a rimanere così collegati, piglio e mi faccio una bella scofanata di biscotti con Nutella insieme a voi. Perché tanto io abito da solo, sto da solo, sono... 40 giorni che sto da solo senza vedere e sentire nessuno, sentire soltanto su Skype, su Messenger, su WhatsApp. Però stiamo passando, diciamo, la quarantena in solitudine, meglio così, è meglio rispettare le regole. Quindi fra poco me le scofunio con Nutella. Sì, con la Nutella saranno ottimi, ma fra poco prendo la Nutella. Ciao Aldo, ciao Anna Maria. Io adesso sto tagliando biscotti, c'è Max, il mio vicino, se vuole... No, non può venire, gli riporgo dalla finestra. Se vuole, se vieni, ti riporgo dalla finestra. Max, se mi stai guardando, sentendo. E adesso mi piglio la mia compagna di quarantena. Questo l'ho comprato 2 giorni fa ed è già a metà. E leggiamo un po' di commenti. Nel frattempo che mi mangio un po' di biscotti. Biscotti con Nutella. Ecco. Ecco. Così basta. Allora, vi dico la ricetta che è scritta nella descrizione, ma se volete ve la ripeto. 3 uova, 6 cucchiai di latte, senza che faccio finta di leggerla, me lo sono scritto qua. Questa è la ricetta di Simona, mia amica, io l'ho copiata. 3 uova, 6 cucchiai di latte,
6 cucchiai di olio, di cui 3 olio d'oliva e 3 di girasole, o scorza di limone. Io invece in questo caso ho aggiunto un po' di aroma di arancia. 200 g di zucchero, 500 g di farina, una bustina di lievito per dolce, un pizzico di sale. Oh. Grazie Anna. La dieta, vabbè. Sì, è splatter. Ciao Cristian. Ciao Francesca. Una volta tagliati, quindi adesso, Daniela, se io questi, adesso tagliati, li metto nel forno, diventano ancora più buoni. Perché abbiamo Gianni, vedi che alla coppia in offerta, mi pare 4,30 € un barattolo da 1 kg. Noi i biscotti li ho finiti. Se volete rimanere, siete benvenuti. Però diciamo che abbiamo finito qua, quindi se volete andare via siete liberi. Se vogliono fare due chiacchiere, chiacchieriamo. E magari nel frattempo saranno colti gli altri. Ciao Gianfranca. Ciao Linda. Ciao Salvatore da Mantova. La prossima volta, alla prossima diretta, secondo voi, cosa potrebbe essere una cosa interessante da fare? Il tè. Il tè come Xaba. Aldo B, ma tu mi stai sfidando? Ah, Teresa vuole vedere come si fanno i tordilli. Ma che dite, la prossima volta facciamo i tordilli, che dite? Che dite? Tordilli? L'abbiamo già fatto. Adesso faccio un'altra ricetta, adesso che faccio? Mi faccio vedere una cosa, che cosa ho fatto per stasera. Guardate cosa ho fatto per stasera. Vedete? La pizza. Bravo Salvatore, ho fatto la pizza per stasera, trovate la diretta della pizza, sia l'impasto che la cottura all'interno delle nostre dirette. Dobbiamo fare i tordilli fritti e mi dovete far allordare di fritto questa bella cucina. Va bene. Facciamo i tordilli. Ah, giustamente, dalla regia mi ricordano di ricordarvi l'appuntamento per domani. Domani alle 5:30. Ci sarà Alessandro, non mi ricordo come si chiama, di cognome, scusate, Alessandro che racconterà una favola interattiva per bambini. Inizieremo a fare questo nuovo tipo di dirette da domani, in cui verranno raccontate le favole da questo scrittore di favole per bambini, e saranno anche interattive, così proviamo a fare una cosa differente. Teresa, ti prego, grazie Daniela. Alessandro Cofone, grazie Andrea. Alessandro Cofone, scusami. Allora, quindi dobbiamo fare i tordilli la prossima volta, ma scusate, io non ce l'ho il miele, c'ho il miele di api, faccio con il miele di api? Facciamo tordilli? Me ne posso mangiare un altro? Nel frattempo che mi rispondete? Oh, se vi è piaciuta la diretta condividetela con i vostri amici. E ci farà come un'altra tonnellata di Nutella. I tordilli, quindi. Grazie Olga. Grazie Olga. Guardate quanto. Lo so, ma Fra, lo sai che si. Panzerotti, ah, possono fare la pizza fritta quella vera, però un po' di casino. Quindi i tordilli con il miele d'achi. Zia Fla, miele di fichi non ne ho, miele di api, dai.
ce l'ho, mele di fiori, ce l'ho, tu, c'ho queste, metti mele di alba, sì, va bene. Oh. Ciao cacà, Andrea dice pizza fritta, panzerotti, e che è? Poi ordinate, e che è questa cosa? A me chi mi accudisce? Pure la pizza fritta. La pizza fritta mi sa che dovrei fare un video tutorial. È arrivata Caterina, è arrivata giusto in tempo per mangiare, brava. La pizza fritta. La pizza fritta. Facciamo un video per la pizza fritta? Perché la pizza fritta richiede tempo sia per l'impasto, la lievitazione, poi la procedura non è proprio immediata, nel senso io la riempio e poi la butto nell'olio. Mi servirebbe anche l'assistente, pizza fritta, mamma mia. Allora, dai tu. Facciamo l'alzata di mani. Chi vuole i tordilli o tordigi? Io sono di Tessano, quindi Tessano di Pignano, quindi dicono tordilli con la L. Chi vuole i tordilli? Alzi la mano. Grazie, Olga. Allora, chi vuole i tordilli faccia così. Alzi la mano. Anzi no, aspetta, facciamo una cosa. Tordilli, cuoricino. Tordilli, cuoricino. Pizza fritta, mano in giù. Pollice in su. I mostacciuoli, brava. Ciao Simona, questa qui è la ricetta sua, di Simona. Manca solo che dice cush. Beh, cacà, vedi che i tordilli, alcune persone li fanno a Natale, li mettono in un contenitore chiuso. Siete impazziti. Li mettono in un contenitore chiuso e poi li mangiano a Ferragosto. Ecco, Simona suggerisce i mostaccioli con le mandorle. Qua c'è una guerra tra pollice in su e cuoricini. Io mi fido di Simona, però. Dobbiamo fare un sondaggio anche per i mostaccioli, ecco, vedi, la mamma di Simone va a Ferragosto di Pignano, l'anno scorso l'hanno fatti d'estate. Ecco. Cuoricino, poi andiamo. Chiudo la diretta. Sì, manetto. Io chiudo la diretta e mi metto a conteggiare i cuoricini e i pollici in su. Più o meno. E vediamo se fare prima i tordilli o la pizza fritta. Faccio quello che voi facciamo. Importante è fare schifo. Mostaccioli. Qua nel frattempo c'è il vicino che sta montando una cosa, sta facendo dei lavori nel giardino e mi guarda. Vuoi vedere che sei pazzo, eh? Non c'ha tutti i torti. Ok, va bene. Io mi chiudo. Vado a controllare. Prima di mangiare la pizza normale. Basta perché se no non mangio più. Vediamo com'è la cottura. Ragazzi, stanno gonfiando. Però aspetta, vi voglio far vedere come stanno venendo perché stanno gonfiando. Stanno crescendo. Aspetta che cerco di spostare l'archibugio. Ecco qua. Aiuto, fate un po', vedete casa. Fateci caso. Vedete come stanno crescendo? Li stanno gonfiando, quindi quando li stendete non li fate troppo alti, perché altrimenti dentro non si cuoceranno bene. Invece se li fate abbastanza piatti, dovete farli pure abbastanza distanziati, perché quelli là sono attaccati. Poverini. Mo' chissà che cosa succederà. Però la cottura è già a buon punto. Mi sa che quasi quasi, se non mi lasciate in pace, se non mi lasciate libero, metto io davanti, se non mi vedete a casa. Casa mia.
Era qui, mo? Vabbè, raga, io devo chiudere. So che... So che vi è piaciuta la diretta, però... che vi dico? Che posso fare? Posso dare una barzelletta e faccio la ruota? Ancora vi collegate a collegare, continuate a collegare. Ciao Simo. Simo, spero che... Sta cucina aspetta a te, cugino, Simo. Sta cucina aspetta a te. Muoviti. No, cioè, senza conto, dobbiamo dire muovi a tutti quanti. Il forno a 180 gradi per più o meno 20 minuti. Ti accorgi che sono pronti quando saranno dorati. Che faccio? Mi faccio un tè? No, io non posso. Cioè, continuate. Sì, li taglio e li tosto, sì. Raga, mi state facendo perdere, non posso chiudere. Allora, assunta, hai perso la ricetta sia nella descrizione che qui, l'ho scritta qui, anche se è scritta al contrario. Prendete carta e penna che ve l'ha detto, ya. Vi do 2 minuti di tempo per prendere carta e penna. Correte a prendere carta e penna. Andate? L'avete presa carta e penna? Ciao Maria, grazie. Prendete carta e penna che vi ripeto la ricetta l'ultima volta e poi chiudo davvero. Devo chiudere perché non so che fare più. Franco, forno statico. Ciao Rosanna. Allora, 3 uova. Segnato? 3 uova. 6 cucchiai di latte. 6 cuc, abbreviate, latte. Poi 3 cucchiai di olio di oliva e 3 cucchiai di olio di girasole. Ok, quindi 6 cucchiai di olio in tutto. Poi 200 g di zucchero, 500 g di farina, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Buttate tutto quanto tranne il la farina e il lievito, buttate tutto quanto in una bacinella, in una ciotola abbastanza larga e cominciate a girare con un leccapentola e man mano aggiungete la farina. L'impasto sarà molto morbido, molto appiccicoso, quindi lo buttate su un piano cosparso di farina e ci buttate farina sopra, poca farina, no? Come ho fatto io che ho arronzato. E poi fate i 3 panetti. Dopo che avete fatto i 3 panetti, li mettete nel forno. Ciao Simo! Li mettete nel forno per più o meno 20 minuti a 180 gradi. Dopo che saranno cotti i 3 filoncini, li tagliate a strisciottino, come ho fatto io qua. E diventano questi. Li potete poi conservare, non li tagliate subito appena caldi, aspettate 10 minuti prima di tagliarli, fateli raffreddare. E poi li potete conservare in una bustina ermetica oppure in un portabiscotti. Vado a controllare l'ultima volta se sono pronti, perché magari li tagliamo, li togliamo proprio in diretta. No, ancora ci vogliono 2 minuti, non posso. Allora, grazie a tutti. Mi dispiace, ma devo chiudere perché non c'ho più nient'altro da fare, da dire. Se vi è piaciuta la diretta, spero di sì. Condividetela tutti. Tutti dovete condividerla con i vostri amici, sui vostri profili, nei vostri gruppi, su WhatsApp, dove volete. Mandatemi in privato, se li fate anche voi, mandatemi in privato le foto, fatemi vedere che cosa avete fatto, chiedetemi consigli per quello che riesco io, che sono un apprendista, vi darò dei consigli. Datemi qualche consiglio, qualche ricetta tipica nostra, locale, magari anche sconosciuta. Così magari settimana prossima la faremo insieme. Domani alle 17:30 per tutti i bambini ci sarà Alessandro che racconterà in diretta le favole interattive. Facciamo questo esperimento e poi stiamo preparando tante, tante altre cose bellissime da farvi vedere. Sì, brava all'anice. Ciao, grazie. Grazie a tutti, siete stati tantissimi, avete tenuto compagnia e ci siamo tenuti compagnia insieme. Olga, la prossima diretta la farò a giorni. Argentina ti ama, grazie. Sono diventato l'idolo del Sud America come Topazio delle telenovelas.
Vabbè, basta, adesso chiudo, grazie. Grazie a tutti. Ciao, buona quarantena. Speriamo di finire presto. Rispettate tutti quanti le regole e state tutti quanti a casa. Ciao Ben. Ciao Ben, ciao a tutti. Chiudo 3, 2, 1.